Io ho centinaia di messaggi di persone del centro e del sud Italia che sono assolutamente esasperati da questo arrivo incontrollato di migranti clandestini. Sono convinto che probabilmente chi gestisce il CARA di Mineo sia particolarmente entusiasta e sia particolarmente disponibile. Peccato che sul CARA di Mineo c'è un'inchiesta in corso, perché sono stati fatti assumere gli amici degli amici e c'è la magistratura che sta indagando. Se quelli sono i buoni di cui parla Crocetta, Dio ci scampi dai buoni. Sentiamo la replica di Crocetta, però, con una disoccupazione giovanile al massimo storico, storico nel mezzogiorno, e non penso che queste persone ritengano che sia giusto e socialmente e condivisibile che venga garantito 1.300 euro al mese alle cooperative che gestisce l'immigrato clandestino e il nostro giovane disoccupato viene preso a calci nel sedere, lasciato a casa e dice: vabbè, la situazione è questa, arrangiati. Non mi sembra che tutti siano entusiasti della cosa.